i voli vengono chiamati a voce Genova, a voce. È assurdo, per non dire il disagio che stanno provando e sperimentando i vari turisti che non parlano l'italiano, non sanno dove recarsi. Io ieri ho fatto assistenza a più persone perché avevano enormi difficoltà. Ho visto un ragazzo buttato per terra, svenuto, che stava male perché al caldo, perché siamo tutti sotto, anche se ci sono i tendoni, ma comunque fa caldo da morire. E non si può stare fuori, dentro neanche, perché comunque è sempre un tendone pieno di gente, non si può entrare. E niente, siamo qui allo sbaraglio. Cioè, siamo qui da stamattina intanto, mio figlio aveva un volo che partiva all'1:10, siamo qui dalle 10, proprio per questo disagio andiamo prima. Arriva lì il volo per Ancona, non è ancora arrivato, benissimo. Prendono la navetta, credo sia, per portarla a Comiso, dirottato a Comiso. Arriva a Comiso e l'aereo è partito. Per la seconda volta. Era prenotato per venerdì. Venerdì alle 6 del pomeriggio. Siamo arrivati qui alle 3:30 del mattino. Del mattino, quindi la nottata qui, per essere in tempo. All'ultimo momento volo cancellato. Mio figlio doveva essere al lavoro sabato. Siamo a lunedì e ancora mio figlio è qui. Guardi, è appena arrivato, è tornato adesso da Comiso. Dovrei prendere forse un volo per Creta. In realtà era schedulato per ieri alle 21:30, ma dopo 20 ore forse riusciremo a partire alle 17:30 di adesso. In realtà noi sapevamo che la situazione dell'aeroporto di Catania era in grande difficoltà. Non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione se non qualche momento prima, quindi in un momento assolutamente non consono per riorganizzarsi. Abbiamo saputo di un primo ritardo per le 23:10, poi diventato 00:45, quando eravamo pronti per imbarcarci ci hanno detto che il nostro volo sarebbe stato alle 17:30 di adesso, di oggi. Forse dicono si partirà alle 20, ma non è nulla di sicuro perché ieri avevano imbarcato anche i bagagli e poi li hanno tirati fuori e rimandati tutti a casa.